Buonasera a tutte e a tutti coloro che hanno pensato oggi di passare il pomeriggio all'Università della Luce. Sono il professor Andrea Giornese, porto il saluto più caloroso del nostro magnifico rettore, il professore Stefano Bertini, che si trova in missione in Uzbekistan con la sua università statale, ha stesso un importantissimo accordo universitario. Per cui oggi abbiamo un evento di grande cultura. È con noi il professor Gino Concaglia, che è stato un nostro famosissimo studente da tanto tempo, che è stato chiamato all'Università di Roma Roma 3, che oggi presenterà insieme al direttore Carlo Galeotti questo suo ultimo libro, L'architetto e l'oracolo. Quindi ci parlerà dei problemi, dei neanche più reconditi dell'intelligenza artificiale. Per cui vi ringrazio molto per aver partecipato a questo bel seminario e concedo la parola quindi al direttore. Io devo fare un po' di burocrazia, nel senso che intanto benvenuti a tutti a questo evento dei Pirati della Bellezza Estera, che sapete è diciamo, una filiazione dei Pirati della Bellezza che si tiene a ottobre. Per la prima volta affrontiamo un tema scientifico a cui in realtà io tengo molto per varie ragioni biografiche. Salutiamo Gino Roncaglia, che ritorna a casa, io farei un applauso per il Gino Roncaglia. Lasciatelo dire, Gino Roncaglia ha già due caratteristiche: è un filosofo e un grande intellettuale, ma anche sul piano umano è un galantuomo. Adesso noi ci siamo conosciuti all'università e poi ci siamo rivisti qui all'Università della Puscia, però insomma i galantuomi identificabili ci sono pochi, al di là delle capacità tecniche e delle conoscenze. Questo è il secondo incontro di Pirati della Bellezza Estera. Proseguiremo poi a Bassano in Teverina con un'altra serie di incontri molto interessanti con Giancarlo Governi, uno dei massimi esperti di cinema italiano, uno dei funzionari che ha dato vita a trasmissioni fantastiche dalla televisione tipo Curto e Super Curto, oppure Storie di Italiano con Alberto Sordi, e affronteremo quattro personaggi: Totò, Anna Magnani, Vittorio De Sica e Alberto Sordi. Per cui anche lì sarà molto interessante seguirlo, perché Giancarlo è uno che tira fuori degli episodi assolutamente inediti e originali. Faccio riferimento un attimo, vi do che parlo per forza, perché poi queste cose che facciamo hanno un costo, e questa iniziativa è stata fatta insieme all'Unibus, che offrirà i libri, i 50 libri soliti dell'autore, e nello specifico lo sponsor di questa della festa è Sigma, ma dietro vedrete tutti gli sponsor che ci permettono tutto l'anno di fare questa attività. È un'iniziativa con sponsor privati in quasi totalità, ok? E la cosa insomma ci piace molto, vuol dire che ci sono ancora degli imprenditori che fanno il loro mestiere, ma fanno anche cultura. Io chiuderei qui la presentazione e inizierei con microbiografia di Gino Roncaglia, laureato in filosofia, è docente di filosofia di formazione a Roma 3, è stato autore di programmi televisivi come Mediamente, che erano all'epoca anche pionieristici, nel senso che si spiegava che cos'era la rete. E è uno dei massimi esperti della rete in generale, dei book e in questo caso anche dell'intelligenza artificiale. Il libro è di estremo interesse da tutti i punti, c'è una montagna di informazioni dentro, e va letto e riletto se è possibile, e io inizierei con delle domande di tipo orientativo, l'ho chiamate, perché cominciamo a vedere la terminologia. Intanto devo dire il titolo è bellissimo, e se ci spieghi che cos'è l'altro altro, domanda banale, e che cos'è l'architetto. Tenete conto che andiamo ad affrontare una questione sulla quale
si sta muovendo tutto il mondo sostanzialmente. Ti dico pure un conflitto di interessi. Io ho mio figlio che è in una bambina e ogni volta mi dice: ma tutti i fondi vanno all'intelligenza artificiale, che poi non è quella vera, insomma, la cosa è. Per cui c'è anche molta preoccupazione e c'è molta attesa anche per quello che l'utilizzo non ha. Io personalmente, da quando c'è ChatGPT, la gente non lo sa, ma insomma molti articoli di Cucciola sono fatti dall'intelligenza artificiale, e da circa un anno, due anni, voi non vi accorgete, ma ci sono degli articoli fatti dall'intelligenza artificiale, più o meno fuori, ma insomma abbiamo iniziato. Che cosa vuol dire l'oracolo? Queste parole che hai usato, l'oracolo e l'architetto. Vai. Allora, innanzitutto bentrovati e bentrovati, grazie ad Andrea, grazie a Carlo, grazie per l'invito. Essere qui all'Università della Tuscia, dove ho insegnato per più di 20 anni, effettivamente per me è una, cioè, una commozione, nel senso che sono posti estremamente familiari, la mia stanza di dietro, quindi tornare qui mi fa molto piacere e grazie per avermi dato l'occasione per farlo. Allora, l'architetto e l'oracolo. Dunque, il titolo sostanzialmente nasce dal fatto che il titolo che io avevo pensato, il titolo di lavoro del libro, era Organizzare il sapere, un titolo molto più noioso, diciamo, e la casa editrice, la responsabile editoriale della Terza, che è un'amica, mi ha detto: guarda, devi trovare un titolo un po' più attraente di Organizzare il sapere. E siccome il libro sostanzialmente discute due modelli diversi di produzione delle conoscenze e di organizzazione delle conoscenze e del sapere, un modello architettonico, che è quello proprio delle enciclopedie, delle biblioteche, anche del nostro sistema formativo, perché la scuola e l'università sono organizzate in discipline, cioè noi cerchiamo, le nostre conoscenze cerchiamo di sistematizzarle, di costruire un'architettura solida del sapere. E questo sostanzialmente da sempre, questo tentativo di sistematizzazione delle conoscenze. E quindi da una parte c'è il principio architettonico, però da un'altra parte c'è anche il fatto che anche quando noi produciamo idee, conoscenze, non è sempre così chiaro da dove vengano fuori le nostre idee. Poi le sistematizziamo, ma è il momento dell'idea, è il momento della novità, è il momento della... c'è qualcosa che in realtà è anche molto meno sistematico e molto più organico per certi versi, oracolare per altri. Cioè, molte delle nostre idee, anche delle conoscenze più interessanti, nascono in maniera, a volte, non dico casuale, ma non facile da ricostruire. E allora questi due principi fanno già parte della nostra tradizione, il principio della sistematizzazione e poi le cose che vengono fuori in maniera un po' imprevedibile. Nel caso dell'intelligenza artificiale, la parte, diciamo, sistematica, l'intelligenza artificiale nasce, come vedremo credo tra un attimo, nasce in un contesto fortemente architettonico, ma poi oggi ha molto che sfugge all'architettura e in certi casi anche alla comprensione esatta di cosa sta succedendo all'interno di questi sistemi. Nei film di Matrix c'erano, in particolare nel terzo film del ciclo di Matrix, c'erano questi due software di intelligenza artificiale, l'architetto, maschio bianco di una certa età, barba bianca, scrivania molto organizzata, e l'oracolo, una donna nera che è molto intuitiva, che lavora molto sulla... E ho pensato che quella metafora dell'architetto e dell'oracolo potesse funzionare anche come titolo un po' più attraente, ma anche in qualche modo per descrivere queste due tipologie di produzione e organizzazione delle conoscenze che in fondo sono quelle che cerco di discutere nel libro, quindi nasce da questo. Sempre domande, diciamo, introduttive fatte per un minimo di terminologia, perché poi se no non si capisce nemmeno di che cosa stiamo parlando.
tu ti sei occupato di frammentazione, contrapposto al, diciamo, alla conoscenza o informazione complessa, diciamo, se distinguiamo tra conoscenza e informazione, e poi se ci spieghi qual è stato il momento di grave frammentazione, se veramente si va verso a un'informazione più complessa, e poi vedremo l'intelligenza artificiale come si muove in questo senso. Sì, in parte il libro riprende alcuni temi che erano del libro precedente, che si chiamava appunto L'età della frammentazione, in cui discutevo una questione secondo me molto importante per capire lo sviluppo dell'ecosistema digitale oggi nel suo complesso e anche più in generale del nostro ambiente conoscitivo. Cioè, il digitale di per sé è solo una forma di codifica dell'informazione. Io posso codificare in digitale un testo molto breve, un tweet, oppure un testo lungo e complesso, un video di 15 secondi su TikTok, oppure un film di 3 ore. Oggi anche sul video, sull'audio, non ci sono quelle limitazioni che c'erano una trentina di anni fa. Si può lavorare benissimo con contenuti ad alta risoluzione, e però se noi guardiamo la testualità digitale in particolare, le forme di contenuti che circolano e produciamo in digitale, sono molto spesso contenuti brevi e granulari. I tweet, le mail, le pagine web, le storie di TikTok, i video su YouTube, sono tutte forme di contenuti granulari. E nel libro precedente mi ero chiesto, ma come mai, visto che di per sé il digitale è neutrale rispetto alla complessità dei contenuti, è solo una forma di codifica, come mai in digitale produciamo così tanta informazione granulare? E le forme di organizzazione più complessa dell'informazione, la forma libro, che è quella con cui noi tradizionalmente organizziamo contenuti complessi, invece resta un po' ai margini. Sì, ci sono i libri elettronici, ma nella maggior parte dei casi sono un po' una trasposizione, una specie di fotocopia digitale dei libri su carta. Come mai c'è questa scarsa capacità di costruire complessità in digitale? La tesi che ho provato a sostenere nel libro precedente era che questo deriva molto anche da un problema di fasi di sviluppo dell'ecosistema digitale. Noi abbiamo cominciato a usare la rete un po' come dei cacciatori-raccoglitori, all'inizio, i primi anni, i primi home computer, ci si collegava col modem per mezz'ora, si vedeva cosa si trovava, si portava nella caverna dentro il nostro computer. Questi territori di rete erano esplorati all'inizio un po' come da piccole tribù di cacciatori-raccoglitori, che prendevano quello che trovavano e lo portavano nella grotta del computer. Poi c'è stata la fase del primo web, l'inizio degli anni 90, è nato il World Wide Web, ricordate sempre, Internet nasce addirittura a fine anni 60 e inizio anni 70, ma il web, che è la killing application, quello che fa conoscere Internet al mondo, che lo fa diffondere, nasce all'inizio degli anni 90. Quindi ci sono 20 anni buoni tra la nascita di Internet e la nascita del web. Oltretutto, invenzione europea, insomma. Sì, il CERN di Ginevra, Sir Tim Berners-Lee, una delle figure di maggiore interesse, sono anche storie bellissime da raccontare, ma il web nasce negli anni 90 e all'inizio i primi siti web sono un po' come i primi insediamenti urbani, si passa dall'età dei cacciatori e raccoglitori all'età dei primi insediamenti urbani e della coltivazione organizzata di informazioni, l'età dei primi insediamenti urbani e dell'agricoltura, perché all'inizio i siti web, era interessante anche quest'uso delle metafore spaziali, il sito, navigare, muoversi, il sito web all'inizio è un insediamento informativo ed è un insediamento informativo totalizzante, nel senso che la teoria era un sito deve essere sticky, appiccicoso, richiamare gli utenti e trattenerli all'interno. Poi nasce il cosiddetto, e ci spostiamo verso post 2000, nasce il cosiddetto web 2.0, il web dei social network, il web, spesso si dice, user generated content, il contenuto generato dall'utente, il web a cui noi oggi accediamo in genere attraverso lo smartphone,
più spesso oggi sullo smartphone che, su, che sui computer. E questo web di social network, di contenuto generato dagli utenti, corrisponde un po' all'età dell'artigianato e del commercio. Molti contenuti sono generati da noi, dal singolo utente, dalla singola persona, quindi sono generati in maniera artigianale, anche se con strumenti sofisticatissimi, perché lo smartphone che abbiamo in tasca è uno strumento estremamente sofisticato. Sono contenuti che sono generati in maniera abbastanza artigianale e diventano virali, circolano, cioè artigianato e commercio. Non c'è più l'idea di andare sul sito e restare lì, c'è l'idea che l'informazione diventa virale, circola, viene replicata, ed è un'età, però siamo ancora, l'età dell'artigianato e del commercio è ancora un'età giovane, non siamo ancora nell'età della costruzione delle cattedrali, cioè di edifici informativi complessi costruiti in maniera collaborativa. Cominciano a esserci cose di questo tipo, Wikipedia è una specie di cattedrale informativa con una sua costruzione complessa, ci sono progetti, e quindi l'impressione è che questa granularità sia molto legata alla fase di sviluppo dell'ecosistema digitale in cui ci troviamo oggi, ma si possano già intravedere delle situazioni in cui si cerca di recuperare complessità, quella complessità che pre-digitale era legata soprattutto alla forma libro, in forme nuove, cioè si comincia a recuperare anche nell'ecosistema digitale. E questo ha delle conseguenze importanti, per dirne una, qui siamo in un'università, sul piano della formazione è importantissimo dare alle studentesse e agli studenti di oggi che hanno forti capacità di movimento orizzontale, molto maggiori di quelle della mia generazione, ma minori capacità di costruzione, di approfondimento verticale. E tutte e due le cose sono importanti, non è che il movimento orizzontale non sia importante, dà un'enorme apertura questa capacità di spostarsi rapidamente da un'informazione all'altra, però bisogna recuperare anche in digitale competenze verticali. Queste erano un po' le tesi sulla frammentazione del libro precedente, e qui ho cercato in questo libro di esplorare proprio due strade di costruzione della complessità. La strada architettonico-sistematica, che è quella della nostra tradizione e in fondo anche della forma libro, e questa strada invece più organico-oracolare, che come vedremo è anche quella dell'intelligenza artificiale generativa. Faccio un'altra domanda sempre in tutto, e poi andiamo a vedere l'architetto e quello che ci interessa di più in realtà, l'intelligenza artificiale generativa. Se ci puoi spiegare che cos'è stato il tentativo o che cos'è il web semantico, che diciamo, potrebbe risolvere molti problemi di strutturazione anche della informazione, quindi meno granularità all'interno della rete. Sì, possiamo forse provare a parlarne anche in termini, visto che abbiamo fatto riferimento prima alla nascita del web, a Tim Berners-Lee, che è stato un po' l'inventore del World Wide Web. Vi dicevo, il web nasce all'inizio degli anni 90, una decina di anni dopo, all'inizio degli anni 2000, Tim Berners-Lee sostanzialmente dice: beh, col web abbiamo fatto moltissima strada. In 10 anni il web ha cambiato internet, ha cambiato anche le abitudini di molte persone, ma è una miniera di informazione disordinata. Cioè, questa struttura di siti web, di pagine web, sono in realtà forme di accumulo di informazioni spesso difficilmente valutabili, in cui è difficile capire cosa ha valore, cosa no, cosa è affidabile, cosa è meno affidabile, in cui non è banale recuperare e ritrovare informazioni. Cioè il web manca e si è sviluppato, è cresciuto, se volete, in maniera molto spontanea, e manca un po' l'architetto, cioè manca la sistematizzazione, la verifica, l'organizzazione dei contenuti. E Tim Berners-Lee ha proposto il web semantico, l'idea del web semantico, cioè aggiungere all'informazione che si mette spontaneamente in rete molta meta-informazione descrittiva, aggiungere descrizioni, in un certo senso costruire dei bibliotecari di rete che siano capaci di organizzare questa massa di socializzata di contenuti.
Questa è l'idea del web semantico, e quindi ricostruire quelle che tecnicamente si chiamano ontologie, riprendendo una terminologia filosofica, cioè sistemi di classificazione, di descrizione, standardizzati, comprensibili anche dai programmi e dagli algoritmi. Quindi questa idea di costruire complessità sistematica descrivendo i contenuti online, questa era l'idea alla base della se volete, utopia del web semantico. Perché qual è il problema che c'è stato? Che per fare un lavoro di questo genere dovremmo avere almeno tanti bibliotecari, tanti classificatori, catalogatori di quanti abbiamo produttori di contenuti. Ma i produttori di contenuti in rete sono tantissimi. Le persone con le competenze e le capacità necessarie a descrivere e organizzare e valutare per bene questi contenuti sono molto poche. Quindi si è capito subito che questa idea del web semantico era un'idea affascinante, ma utopistica per molti versi, anche nella sua incarnazione un po' più concreta, il cosiddetto progetto di Linked Data, che è una specie di specificazione dell'idea di web semantico, anche un po' meno complessa dell'idea originale. Però quello che si riesce a fare, proprio perché non abbiamo questa schiera di descrittori, di catalogatori, è molto poco. I Linked Data sono usati in molte situazioni importanti, per esempio Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, diverse pubbliche amministrazioni producono contenuti Linked Data o Linked Open Data, quindi dati standardizzati, pubblici, ben descritti, ma sono delle eccezioni. La maggior parte della rete resta in questa situazione di grande disordine. E quindi quello di capire in che modo possiamo migliorare la qualità, la struttura, la complessità dell'informazione online resta un problema che il web semantico ha riconosciuto, ma in realtà non è capace di risolvere, perché mancano quelle capacità e quella massa critica di persone capaci di catalogare e classificare bene l'informazione che servirebbe. L'intelligenza artificiale generativa può intervenire su questa cosa. Questo è esattamente uno degli aspetti per cui l'intelligenza artificiale generativa può essere interessante. Oggi si parla, magari lo diremo dopo, di retrieval augmented generation, cioè integrazione tra intelligenza artificiale generativa e principio architettonico e sistematico. Se noi riuscissimo a insegnare l'intelligenza artificiale generativa a catalogare bene i contenuti, e qui già siamo in una sfumatura un po' diversa, perché è più discriminativa che generativa l'operazione di catalogazione dei contenuti, ma se noi avessimo dei sistemi di intelligenza artificiale capaci di svolgere almeno in parte quel lavoro di organizzazione dell'informazione che viene fuori in maniera più spontanea e disorganizzata, avremo davanti tempo anche per ridare concretezza all'idea di quel semantico. E questa è una delle frontiere, l'alleanza tra l'architetto e l'oracolo è una delle frontiere su cui si sta lavorando. Io passerei all'architetto con un paio di domande, perché lo vogliamo andiamo a vedere poi l'oracolo, che è la cosa forse più interessante del libro, anche se per chi ama i libri, le biblioteche, la parte che riguarda tutta la storia dell'enciclopedia è estremamente interessante, alcune cose le abbiamo vissute, un piccolo episodio, capita che ci siano perfino delle visti intellettuali, c'era il sindaco di Varese Fassa, un giorno mi porta in un istituto che si chiama Audisiano, dove c'erano i studiati gesuiti, lui aveva studiato, mi mette un libro sulle mani e dice: ah, sulle mani, una copia dell'enciclopedia di Diderot e D'Alembert, ne esistono 3-4 nel mondo. Per cui chi ha passato quella parte va vista bene. Io ti sono due questioni: George Orwell, l'enciclopedia mondiale e universale, se ci spieghi due battute su questa, e poi vediamo il video. Sì, nella prima parte del libro cerco di discutere alcuni esempi di costruzione architettonica dei contenuti, legandoli in particolare all'ecosistema digitale, perché la storia delle enciclopedie è lunghissima. Questa parte del libro, fra l'altro, nasce storicamente da un intervento che mi era stato chiesto per un convegno organizzato da Luciano Canfora a Bari sulla evoluzione dell'idea di enciclopedia, come cambia l'idea di enciclopedia nel tempo. Canfora ha lavorato moltissimo sulle enciclopedie nel mondo, diciamo,
in parte anche antico, perché ci sono modelli di organizzazione sistematica delle conoscenze. Noi tendiamo a dire che l'enciclopedia moderna è nata con l'enciclopedia con Diderot e D'Alembert, ma naturalmente ci sono Fozio, ci sono tutta una serie di lavori di sistematizzazione delle conoscenze anche nel mondo antico. Però mi era stato chiesto cosa cambia con il digitale nel principio di organizzazione enciclopedica delle informazioni. E sono andato a vedere, ho visto che in realtà c'era già un'idea molto interessante di Wells, che era questa di cervello mondiale. Era un'idea anche politica, cioè la mancanza di sistematizzazione delle conoscenze indebolisce la capacità politica di risolvere i problemi. La cattiva politica che caratterizza buona parte del Novecento in forme diverse, ce la portiamo anche oggi dietro, ma pensate alle due guerre mondiali, secolo breve, diciamo, Wells diceva possiamo cercare di affrontare questi problemi della politica, anche della comunicazione politica, anche geopolitica tra stati, cercando di costruire insieme un'enciclopedia condivisa del sapere. È un'utopia, chiaramente, ma è un'utopia che lui concepiva già con tratti che, tutto sommato, se andiamo a rileggerci quegli scritti di Wells, sono molto simili all'utopia di Wikipedia, che a suo modo è anch'essa un'utopia. Metto insieme direttamente anche la domanda su Wikipedia. Wikipedia parte, è un tentativo di costruzione di un'enciclopedia collaborativa, e c'ha qualcosa di assurdo in sé l'idea, perché un'enciclopedia in cui chiunque può scrivere qualunque cosa sembra un'impresa destinata al disastro automatico. Come è possibile che Wikipedia tutto sommato funzioni? Questa è una delle domande, secondo me, più interessanti, se ci si pone dal punto di vista di cercare di capire come funziona la costruzione di complessità in rete, essendo Wikipedia appunto forse il primo esempio di cattedrale informativa, di costruzione informativa complessa. Come è possibile che funzioni Wikipedia? Ecco, Wikipedia funziona, adesso ci porterebbe molto lontano e prenderebbe molto tempo dare una descrizione completa, ma funziona sostanzialmente per due ragioni. Il primo è che ha degli strumenti di negoziazione redazionale e di gestione delle diverse versioni delle voci molto robusti, per cui è molto facile per i volontari di Wikipedia, se vengono introdotte informazioni sbagliate, fuorvianti, è molto facile ritornare alla versione precedente della voce, e ci sono degli strumenti molto forti di, pur essendo aperta a tutti la collaborazione, gli strumenti di verifica e di controllo sono molto forti e sono anche quelli a disposizione di tutti. E l'altro fattore, l'ottimismo enciclopedico. L'enciclopedia nasce sempre con l'idea ottimista di organizzare il sapere. E nel caso di Wikipedia l'ottimismo enciclopedico si manifesta nel fatto che i collaboratori di Wikipedia ben intenzionati sono molto più numerosi di quelli che invece vogliono rovinare l'informazione. Allora, se noi abbiamo un gruppo in cui il 99% dei partecipanti ha buone intenzioni e ha degli strumenti per arginare i danni potenzialmente enormi che può fare l'1% con cattive intenzioni, si riesce a costruire qualcosa di collaborativo e funzionante. Tutto sommato Wikipedia è un esempio interessante, perché mentre tante utopie non si trasformano in realtà, questa utopia del sogno della costruzione di un edificio di un'enciclopedia condivisa, con tutti i limiti e le discussioni che si potrebbero fare su Wikipedia, però tutto sommato gli strumenti e le politiche di Wikipedia funzionano abbastanza bene, e quindi è uno dei pochi casi, se volete, è stata di... anche testata a Murino il libro, sì, ci sono stati nel tempo molti, naturalmente Wikipedia ha i suoi problemi, ha i suoi bias, ci sono molte discussioni sui problemi di Wikipedia, però nei paragoni che sono stati fatti in varie forme nel tempo tra Wikipedia e le enciclopedie che traggono autorevolezza dall'autorialità tradizionale, quello che si è visto è che tutto sommato l'affidabilità media delle voci di Wikipedia è molto alta. Naturalmente Wikipedia ha i suoi problemi specifici,
in ogni momento dato noi non possiamo mai essere completamente sicuri dell'affidabilità della singola informazione che ricaviamo da Wikipedia. E questo va saputo. Wikipedia richiede anche utenti consapevoli che sappiano utilizzarla, ma complessivamente l'affidabilità media di Wikipedia è molto alta e il fatto di lavorare in forma collaborativa permette anche di prevedere un'enorme quantità di integrazioni e di campi in cui Wikipedia offre informazioni che le enciclopedie tradizionali non offrono. Se mettete insieme la quantità di informazioni, diciamo, Wikipedia corrisponderebbe sostanzialmente oggi a un'enciclopedia di più di 1000 volumi, ciascuno di più di 1000 pagine, cioè è un contenuto enorme. E copre ambiti, non so, dalle serie televisive, molto la cultura popolare, senza rinunciare all'idea di essere un'enciclopedia, e ci sono dei criteri abbastanza rigidi. Se voi provate a inserire su Wikipedia una voce sul vostro cane, viene stroncata immediatamente. Ma pur non rinunziando a questa idea di enciclopedicità, che è uno dei pilastri di Wikipedia, riesce a coprire molti ambiti tematici che le enciclopedie tradizionali non coprono. Quindi è un esempio interessante. Tu ricordi che nel 2005 è stato fatto questo test cieco e era leggermente meno affidabile del tra Wikipedia e la Britannia, che è un test di cui si è discusso moltissimo, è stato fatto e rifatto. Quell'articolo originale di Nature che faceva un confronto sull'affidabilità è stato discusso, per esempio i responsabili dell'enciclopedia britannica hanno protestato vivacemente e contestato i criteri di quel confronto e per certi versi avevano anche ragione, ma complessivamente i risultati di quel test, ripetuti in forme diverse e con criteri diversi nel tempo, danno sempre gli stessi dati, cioè anche le enciclopedie tradizionali hanno errori e mediamente l'affidabilità media è del tutto paragonabile, soprattutto nella versione inglese di Wikipedia, perché molto nasce da questo principio della crescita collaborativa e la versione inglese non è che abbia collaboratori di per sé più intelligenti, ma molti più collaboratori. E quindi è più facile che da una collaborazione molto allargata, in cui ci sono molte persone competenti che partecipano a Wikipedia, nascano delle voci più autorevoli. Peraltro oggi è proprio teorizzato, i medici, gli stessi bibliotecari e bibliotecarie intervengono spesso a migliorare e costruire voci di Wikipedia, cioè c'è un'attenzione a Wikipedia come fonte anche perché è talmente usata che qualunque professionista dell'informazione si rende conto dell'importanza di cercare di mantenere alta la qualità delle voci di Wikipedia e questo facilita il fatto di avere un'enciclopedia che appunto con tutti i limiti che si potrebbero a lungo discutere nel complesso funziona abbastanza bene. Allora, intanto una curiosità di fondo, perché io praticamente sono stato costretto dal tuo libro dopo 20 anni che non occupavo più di intelligenza artificiale, e ero rimasto un po' indietro, devo dire. Io ero rimasto, credo, poi mi spiegherai meglio, a quella che era l'intelligenza artificiale classica, forte, con io ricordo un episodio, non so se l'hai, diciamo, incrociato pure tu, ma c'era Sometti che ci portò tutta la questione del Silvio Ceccato e studiamo la fine del cervello, che detto così ti dice interessata, che non c'entrava niente, ma venne Vaccarino a fare una lezione incredibile. E lì per capire che cos'era l'intelligenza artificiale, i due progetti erano di Ceccato, Adamo 1 e Adamo 2, insomma, cioè costruiamo l'uomo più o meno. Si parlava di cibernetica, la terminologia era questa, io sono rimasto un po' indietro. E se ci spieghi però la differenza tra quel tipo di tentativo di, da un lato, modellizzazione del cervello umano e quindi da quel tipo di modellizzazione cercare di costruire quello che si pensava che fosse l'intelligenza umana e dove si è andata a finire, nel senso l'intelligenza generativa che si basa su basi probabilistiche, che diciamo è molto differente dalla base logica
Ti ricorderai, abbiamo fatto con Cetucci e praticamente c'erano i microprocessori dell'ISP, che all'epoca era il linguaggio dell'intelligenza artificiale, un linguaggio con piani di parentesi, e noi facevamo da microprocessori e pensavamo che fosse quella la via. Se ci spieghi anche quel programma di ricerca, perché è morto o comunque sotterraneo in questo momento e perché è stato sostituito dall'intelligenza artificiale generativa. Tre ore di risposta. Naturalmente una risposta completa richiederebbe molto tempo, il libro prova un parte, la seconda parte del libro. Se riusciamo a mettere il computer sullo schermo, perché alcune cose aiuta il fatto di poter visualizzare, mentre aspettiamo che il computer parta sullo schermo. Arriva. Perfetto. Vediamo allora. Sergio. Eccolo. Allora, questo intanto è come Midjourney, che è uno dei programmi di intelligenza artificiale generativa che genera immagini. Poi vedremo che ci sono programmi che generano testi, programmi che generano immagini, programmi che generano suoni e sistemi anche multimodali che lavorano insieme con testi, immagini, eccetera. Midjourney è un sistema che produce immagini e questo è come Midjourney vede l'architetto e l'oracolo. L'architetto ha una struttura più organizzata, scaffali di libri. L'oracolo c'ha sempre dei libri, perché c'è un libro anche lì, se vedete, però c'è una struttura un po' più libera, un po' più anche più probabile. Anche la copertina del libro è fatta con questo programma, con un po' di aggiustamenti e interventi successivi. Ora, aspetta, mi sposto un po' più in qua, così lo manovro anche più facilmente. Ora, se noi andiamo a parlare dell'intelligenza artificiale delle origini, l'intelligenza artificiale nasce intorno alla metà degli anni 50 del Novecento. Nasce sostanzialmente, ci sono spesso due date di nascita che sono ricordate, l'ottobre 1950 quando Alan Turing pubblica un articolo famoso su Mind, una rivista filosofica di grande rilievo. L'articolo si chiama Computing Machinery and Intelligence ed è l'articolo che propone il famoso test di Turing. Il problema di Turing era: possiamo costruire una macchina intelligente? E se lo possiamo fare, come facciamo a sapere se, quando una macchina è intelligente? Quali sono i criteri dell'intelligenza? E Turing sostanzialmente diceva: anche quando noi parliamo di intelligenza umana, il criterio dell'intelligenza, il riconoscimento dell'intelligenza è il comportamento intelligente. Cioè, quando noi parliamo con qualcuno non andiamo ad aprirgli la testa per verificare che il cervello biologico sia fatto come il nostro, ma andiamo a guardare il comportamento intelligente. E allora Turing dice: dovremmo adottare lo stesso sistema anche con le macchine. È il comportamento intelligente che è il senso dell'intelligenza. E Turing immagina una situazione in cui si mettono in due stanze chiuse, un computer e un essere umano. Se un esaminatore esterno, facendo domande, senza sapere dov'è il computer e dov'è la persona, non le riesce a distinguere, cioè se le risposte del computer riescono a essere analoghe a quelle dell'essere umano, questo naturalmente presuppone un computer che voglia farsi passare per essere umano, quindi se io gli chiedo di fare un calcolo molto complicato, il computer magari lo saprebbe fare, non gli dice no, è troppo complicato, non lo so fare. Ecco, se c'è un computer che è capace di farsi passare nel suo comportamento per essere umano, quello è un criterio che mi permette di attribuire intelligenza al computer. E come già mostra l'idea del test di Turing, per queste prime generazioni di studiosi, l'altra data è 1956, Turing è già morto, ma Turing ha una storia drammatica. Sapete che Turing era omosessuale, è stato fondamentale anche nella vittoria della Seconda Guerra Mondiale, perché era tra quelli che avevano lavorato al Benchmark, alla verificazione dei codici utilizzati dai tedeschi nella comunicazione tra i sottomarini e le basi a terra. Quindi ha dato dei contributi fondamentali anche per la costruzione. Però in Inghilterra all'epoca la sessualità era un reato, quindi viene condannato a una specie di
cura chimica che lo distrugge fisicamente, emotivamente, e muore avvelenato dal cianuro di potassio, lasciando una mela con una mela avvelenata, non è dimostrato che si sia suicidato, ma è molto probabile, considerata le modalità della morte, questa mela simbolica avvelenata che resta sul suo corpo. La mela di Apple, qualcuno l'ha. Sì, in realtà è una leggenda, ma spesso si dice la mela di Apple è la mela di Turing. Turing quindi era già morto, ma nel 1956 al Dartmouth College si riunisce un gruppo di studiosi che comincia a lavorare a un programma di intelligenza artificiale. Il manifesto dell'incontro del 1956 al Dartmouth College, che è scritto l'anno prima, nel 1955, usa l'espressione intelligenza artificiale, non solo intelligenza delle macchine, e propone, individua delle linee di ricerca su cui si può lavorare in intelligenza artificiale. Ora, questa intelligenza artificiale delle origini parte da alcuni presupposti molto forti. Si parla spesso di intelligenza artificiale forte, sia perché pensava di raggiungere risultati molto forti, sia perché erano forti i suoi presupposti. Cioè, sostanzialmente, c'erano dietro l'idea che la nostra intelligenza fosse soprattutto logico-linguistica. Siamo intelligenti perché sappiamo usare la logica e il linguaggio, e quindi dovesse essere logico-linguistica la strada che porta a macchine intelligenti. E la seconda cosa è che il linguaggio, in generale, questa struttura logico-linguistica, fosse governata da regole che possono essere esplicitate e passate a una macchina. Allora, se la nostra intelligenza è soprattutto logico-linguistica e le regole alla base del nostro uso della logica e del linguaggio sono esplicitabili e trasformabili in un programma per computer, noi possiamo costruire computer intelligenti. C'era un enorme ottimismo all'epoca su questo. Considerate che Herbert Simon, premio Nobel, che partecipa all'incontro di Dartmouth nel 1956, dice che tra 20 anni abbiamo computer intelligenti. Marvinsky, un altro dei pionieri dell'intelligenza artificiale, viene chiamato da Stanley Kubrick, il regista, a fargli da consulente per 2001 di Odissea nello spazio, e chi si ricorda 2001 sa che 2001 ha un protagonista che è un computer intelligente, e al 9000, e nel 67-68, quando si produce 2001 di Odissea nello spazio, Minsky prevede che per il 2000 ci saranno computer intelligenti come al 9000. Cioè, c'è molto ottimismo su questo approccio forte, logico-linguistico, che in realtà viene distrutto dall'esperienza pratica. Cioè, non è affatto scontato che la nostra intelligenza sia principalmente logico-linguistica. È chiaro che il linguaggio è molto importante nella nostra intelligenza, ma non è l'unica componente, ce ne sono altre che sono anch'esse molto importanti, e non è chiaro e scontato che si possa costruire un insieme di regole. Lì c'è l'idea della grammatica generativa trasformazione di Chomsky, la linguistica computazionale, c'erano molte idee di riduzione in qualche modo del linguaggio a regole esplicite. Non è affatto detto che questo sia facile da fare, anzi non ci si riesce. E questo determina il primo AI winter, il primo inverno dell'intelligenza artificiale, da cui nascono, tra l'altro, le cose a cui si riferiva Carlo prima, quando noi studiavamo in università con Carlo Cellucci, studiavamo Lisp, Prolog, erano i linguaggi usati allora per lavorare sull'intelligenza artificiale. Ed erano linguaggi tutti basati, Lisp Processor era un linguaggio di programmazione in cui l'elemento della gestione di stringhe e quindi di successione di caratteri era molto importante. Prolog, programmazione logica, un linguaggio orientato alla logica. E questa strada non funziona. Questo porta anche a un passaggio alla ricerca su tante strade di intelligenza artificiale, che poi sono state chiamate intelligenza artificiale debole. Non siamo riusciti, partendo dall'alto, dal compito complicato di cercare di costruire sistemi intelligenti logico-linguistici, partiamo da cose più facili. Partiamo da sistemi intelligenti
relativi a campi specifici, il computer che gioca a scacchi, il computer che interpreta un'analisi medica e mi dà una diagnosi, il computer che traduce un testo giuridico, cioè un testo molto strutturato con un certo tipo di linguaggio. Oppure partiamo da compiti molto semplici, non necessariamente logico-linguistici. Costruiamo un computer che sappia muoversi nello spazio. Se avete a casa uno di quei robottini Roomba che fanno le pulizie, sono un'eredità della ricerca di un ricercatore, Beck, che aveva lavorato su piccoli robot capaci di costruirsi delle mappe dello spazio intorno a loro. Queste sono le forme di lavoro sull'intelligenza artificiale debole. L'intelligenza artificiale forte domina il campo più o meno dagli anni 50 fino alla fine degli anni 70, poi si comincia a indebolire e a lavorare su questi compiti specifici. Le reti neurali, ma questi compiti specifici sono ancora affrontati in maniera deterministica. E il programma che viene creato per Deep Blue, il computer che sconfigge Kasparov, il campione del mondo per la prima volta, un computer che gioca a scacchi meglio di un essere umano, ma un computer con una programmazione molto tradizionale, grandi librerie di aperture, di centri partita, analisi situazionale delle varie situazioni, una schiera di grandi scacchisti che partecipano alla programmazione di Deep Blue, un programma estremamente complicato che vince perché ha una grande libreria di situazioni di gioco e una grande capacità di lavorare nel calcolo delle mosse successive, ma in maniera ancora deterministica. Il computer sceglie la linea di sviluppo del gioco che massimizza il punteggio in base a tutte le regole che sono state date. Quindi siamo ancora in un campo di intelligenza artificiale deterministica. Ora, le reti neurali, che sono il campo rivoluzionario per arrivare all'oracolo, mentre qui se eravamo ancora nel dominio dell'architetto, le reti neurali, che sono il nuovo paradigma, hanno una storia molto lunga, vedremo che comincia negli anni 40 addirittura, prima dell'intelligenza artificiale classica. Sono un argomento complicatissimo e non sperate di uscire da qui avendo capito come funzionano le reti neurali, ma anche se leggete tutto il libro vi fate, spero, un'idea un po' più precisa, ma ci sono molte cose che sono altamente tecniche ed è bene essere consapevoli, e sono un nuovo paradigma. Io provo rapidissimamente a spiegare due concetti di base delle reti neurali. Il concetto di neurone probabilistico, di funzioni di attivazione probabilistiche, e il concetto di embedding. Adesso li vediamo tutti e due, aiutano a capire perché cambia il paradigma. Allora, all'inizio, anni 40, prima ancora dell'intelligenza artificiale, la rete neurale nasce come modello dei neuroni. Ci sono un neurofisiologo neurologico, Warren McCulloch e Walter Pitts, che si mettono insieme. Si era già visto più o meno come era fatto un neurone, si sapeva già a fine 800 abbiamo microscopi abbastanza potenti da far vedere qualcosa della struttura dei neuroni, da capire che il nostro cervello è fatto di queste cellule un po' particolari che sono i neuroni, e McCulloch e Pitts propongono un modello semplificato del neurone. Dicono, in fondo, il neurone è fatto così: c'è un nucleo che riceve segnali dagli altri neuroni, quindi ha molti input, molti segnali d'ingresso, li elabora in qualche modo e produce un output, perché c'è un canale di uscita, molti canali d'ingresso, ma un canale di uscita, l'assone, produce un output che viene distribuito a sua volta da altri neuroni. E loro pensano, potremmo paragonare il neurone a un piccolo operatore, a una macchinetta logica, a un operatore logico. Immaginiamo che i segnali d'ingresso siano binari, 0 e 1, che il segnale d'uscita sia a sua volta binario. Allora, per esempio, un neurone AND
è un neurone che restituisce uno se e solo se tutti i segnali di ingresso sono uno. Un neurone OR restituirà uno se almeno uno dei segnali di ingresso ha valore. Capite che una rete di neuroni di questo tipo è una macchina logica, sono porte logiche, è capace di fare alcune cose, di replicare alcuni tipi di ragionamento logico, ma sono delle macchine logiche molto elementari. Però questa è la prima idea, prima ancora dell'intelligenza artificiale, voleva essere un modello semplificato di come funzioniamo noi. E da questo modello semplificato nascono per successive complicazioni le reti neurali di oggi. Rosenblatt nel 1958 propone un primo salto di complessità. Dice, beh, non è detto però che gli input siano soltanto binari, solo 0 o 1. Immaginiamo un neurone in cui gli input sono invece dei valori continui. Nel campo, nel range tra 0 e 1, io potrei avere un input 0,15, 0,76, 0,912. Poi aggiunge Rosenblatt, una volta che un neurone riceve un input, non è detto che dia a questo input la stessa importanza che gli dà un altro neurone. Cioè l'input è il valore che arriva al neurone dall'esterno, dagli altri neuroni, ma il singolo neurone può dare un peso diverso a seconda della sua funzione agli input che riceve. Quindi due neuroni possono ricevere lo stesso input ma dargli un peso, un'importanza diversa. E allora aggiunge un altro valore, quello che lì vedete la W, il peso del segnale ricevuto. Per ogni input, questo input, il neurone gli assegna un peso. Anche il peso è compreso nella range tra 0 e 1. E all'inizio l'idea è, se la sommatoria pesata di tutti gli input supera un certo valore di soglia, per esempio 0,50, il neurone si attiva e manda il suo segnale. Se non lo supera, non si attiva. Allora, queste sono macchinette più complicate di quella di prima, ma se il valore di soglia è deterministico, sono ancora macchine deterministiche. Se il valore pesato è 0,49, non si attiva mai. Se 0,51 si attiva sempre. La prima novità, il primo dei due fattori che provo, diciamo, a è il passaggio da questo valore di soglia netto all'idea di una funzione probabilistica. Cioè, anziché pensare a un valore di soglia netto, pensiamo che l'aumento del valore pesato degli input aumenta la probabilità che il neurone si attivi. Per cui 0,40 magari nel 40% dei casi si attiva e nel 60% no, 0,60 magari, e noi possiamo avere delle funzioni di attivazione diverse, possiamo avere una funzione lineare semplice, 0,10 si attiva il 10% delle volte, 0,20 il 20%, 0,50 50 50, 0,80 l'80% delle volte. Oppure potrei avere una funzione con uno scalino più rigido, 0,10, 0,20, 0,30 non si attiva quasi mai, ma poi sale molto rapidamente tra 0,40 e 0,60 per esempio. Quello che è importante è che in questo modo il neurone diventa una macchina probabilistica. Non possiamo più essere sicuri di come si comporterà con un certo input un certo neurone, e se non siamo sicuri nel caso del singolo neurone, figuriamoci nel caso di una rete di migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di neuroni. La rete neurale diventa un oggetto statistico probabilistico in parte o futuro. Non sappiamo bene come funziona. Questo è il primo salto di paradigma. Ce n'è un altro. Io adesso salto poi tutta una serie di discussioni su altri aspetti che sarebbero pure interessanti. Ce n'è un altro che vediamo adesso. Con le reti neurali costruite con neuroni come quelli che abbiamo visto, Rosenblatt li chiama percettroni, per lui li costruisce anche effettivamente, sono oggettini elettronici. Oggi sono tutti modelli neuronici. Oggi l'intelligenza artificiale del sistema ha interpretato da qualche richiesta di orario.
Oggi i sistemi di intelligenza artificiale sono quasi sempre basati su reti neurali. All'inizio queste reti neurali sono tutte modelli astratti, oggetti matematici in un certo senso. All'inizio si vede che queste reti neurali che funzionano, quei neuroni che abbiamo visto prima, questi neuroni capaci di usare valori anche continui e probabilistici, si possono addestrare a discriminare casi diversi. Per esempio, gli posso dare tante immagini di cani etichettate, questo è un cane, tante immagini di gatti etichettate, questo è un gatto, e poi posso chiedere al sistema, gli do una nuova immagine senza etichetta e gli chiedo, dimmi tu se è l'immagine di un cane o di un gatto. Cioè il sistema impara a discriminare. Si vede che siamo capaci di costruire molto bene delle reti neurali discriminative, cioè la rete può imparare a discriminare. Allora viene un'altra idea, ma possiamo abituarla anche a generare dei contenuti? Anziché chiedergli davanti un'immagine che gli diamo noi, se è l'immagine di un cane o di un gatto, chiedergli producimi tu l'immagine di un cane o l'immagine di un gatto. Si vede che si possono addestrare anche intelligenze artificiali generative che producono contenuti. Per dare un'idea e toccare il secondo dei temi che dicevo, vediamo molto rapidamente alcuni aspetti essenziali di sistemi che producono testo, come ChatGPT nella sua versione diciamo più diffusa. Come ci si lavora? Si addestrano su una grande quantità di testi. Gli do un corpus testuale grande che viene preparato e tokenizzato, cioè diviso in token. In linea di massima ogni parola corrisponde a un token. Cane, gatto, sono dei token. Alcune parole, dinosauro, corrispondono a due token, dinosauro. Per ogni token il sistema costruisce una matrice di numeri. Questo è il cosiddetto embedding. Come lo fa? Per farcene un'idea, questi sono dei token, in alcuni casi due token, Panda Bear sono due token, l'orsetto panda, che riguardano animali, nomi di animali. Noi qui li confrontiamo in base a due dimensioni possibili. La grandezza fisica dell'animale sull'asse verticale, animali piccoli e animali grandi, e poi la cuteness, quanto è carino l'animale. Allora, la zanzara o la tarantola sono molto piccoli e molto brutti. Sono animali piccoli e orribili. Hanno un punteggio basso sia di grandezza sia di cuteness. Io posso trasformare i numeri, naturalmente. Posso dire che hanno, non so, la zanzara ha una grandezza fisica di 2, 3 in una scala su 100 e una cuteness di 1, 2 in una scala su 100. Animali piccoli e orribili. Il coccodrillo è più grande, ha una grandezza e qui più o meno sarà 38, 39, di più forse, 40 di grandezza, ma è comunque poco cute, poco carino, quindi è più grande, ma il suo valore di cuteness sarà comunque più o meno intorno a 6-7. L'elefante è molto più grande del coccodrillo e quindi ha qui una dimensione più o meno 88, 87, 88, ma ha molto, è molto più cute, ci piace di più. L'elefante ha una cuteness qui su 64, ha un alto punteggio di cuteness. I gattini e i cuccioli hanno un'enorme cuteness, come sappiamo, pur essendo non troppo grandi. Matematizziamo, trasformiamo in numeri due dimensioni semantiche dei token. Il sistema trasforma, costruisce una matrice di migliaia di numeri che corrispondono a dimensioni sintattiche e semantiche diverse. E ci sarà la cuteness, ci sarà la grandezza fisica probabilmente, ce ne saranno altre, quanto è capace di vedere la notte, è un animale che si può cavalcare o no. E come si costruisce questi valori numerici il sistema? Se li costruisce provando ad analizzare il corpus che gli ho dato, vedere le occorrenze delle parole. Questo corpus è immenso, considerate
ChatGPT 3 è addestrato in un corpus in cui tutta Wikipedia è circa il 3% del corpus. Quindi la parola elefante compare un sacco di volte, non solo nella voce elefante. Lui analizza i contesti. Per esempio, da qualche parte nel suo corpus troverà che nel giro del mondo in 80 giorni di Verne, a un certo punto i protagonisti cavalcano un elefante. E il sistema si scinde in due. Da una parte c'è la parte che conosce il testo, quel pezzetto di testo, e dall'altra c'è una parte che non lo conosce e deve riempire il vuoto. Allora, Phileas Fogg, a un certo punto nel giro del mondo di 80 giorni, cavalca una parola bianca. Una parte del sistema la nasconde all'altra e l'altra prova a indovinare. Cavalcando un cavallo, la risposta più probabile, no. Cavalcando un dromedario, no. A un certo punto prova elefante e riesce. Allora, l'elefante ha un suo grado di cavalcabilità. E quella magari è una delle dimensioni che il sistema si costruisce. Ci avrà un grado di cavalcabilità di 0,35, 0,40. È possibile comunque cavalcare un elefante. E il sistema assegna un valore numerico in base alla fatica che fa a individuare la parola giusta in quel contesto. Cioè crea relazioni tra i token e si costruisce per ogni token una matrice di un migliaio di numeri. Anche di più nei sistemi di oggi. Quei mille numeri sono il token per il sistema. Il sistema costruisce un grande modello linguistico in cui ogni token del suo corpus di addestramento è una nuvola di numeri. E sulla base di questo sistema linguistico costruisce relazioni di probabilità tra i token, per cui quando io faccio una domanda al sistema, cosa potrei fare di bello stasera? E lo chiedo a ChatGPT, ChatGPT prende il mio prompt, la mia domanda, divide anche quello in token, cosa potrei fare bello stasera, divide in token, analizza, applica questa analisi, un'idea che è stata teorizzata in un articolo del 2017 che è stato rivoluzionato per Attention is all you need, un articolo molto tecnico, ma che sostanzialmente insegna a questi sistemi a dedicare un'attenzione diversa a token diversi in un certo contesto. In cosa potrei fare di bello stasera sarà molto importante fare bello sera, per esempio. A quei token assegna più peso, più attenzione. E comincia a produrre il primo token della risposta, che non è necessariamente il più probabile, ma è uno dei più probabili sulla base del modello che si è fatto. Allora, cosa potrei fare di bello stasera? Stasera prende la prima parola che ha prodotto, la sposta sul lato del contesto, cosa potrei fare di bello stasera? Stasera, e prevede la parola successiva. Potresti, la mette nel contesto. Cosa posso fare di bello stasera? Stasera potresti andare al cinema. Mi costruisce una risposta un token alla volta. La cosa impressionante è che funziona, cioè lavorando così, con delle regole molto complicate di attenzione che sono incorporate in questa architettura che si chiama trasformer, il sistema riesce a produrre predittivamente e probabilisticamente linguaggio che funziona perfettamente bene. Questo è l'aspetto sorprendente. Noi avevamo sulla prima intelligenza artificiale architettonico, logico, linguistica, grandi aspettative deluse. Qui non c'erano grandi aspettative e abbiamo costruito dei sistemi che sorprendono chi li ha costruiti per la capacità di produrre linguaggio in maniera sintatticamente e semanticamente efficace. Noi non capiamo bene cosa faccia il sistema al suo interno, però il risultato funziona e facciamo degli esperimenti per cambiare un po' funzioni di attivazione, architettura di trasformer e cerchiamo di vedere cosa funziona meglio. Non abbiamo una teoria che ci dice perché quell'architettura di trasformer funziona meglio di un'altra. Andiamo per tentativi ed errori e ci accorgiamo che alcune funzionano molto bene. E i grandi modelli linguistici con cui lavoriamo oggi funzionano in questo modo. Producono linguaggio, producono immagini, quindi token non sono più parole ma token visivi, producono suoni, musica,
possono produrre risultati multimodali. Io proietto sulla stessa sfera semantica testi, immagini, parole, suoni, e posso avere un sistema multimodale a cui io per esempio do impasto la parola pappagallo e il suono dell'onda del mare, e lui mi produce un'immagine di un pappagallo sul mare. Cioè lavora mescolando codici comunicativi diversi, e funzionano, sono sistemi che funzionano straordinariamente bene. Questo è l'aspetto per certi versi sorprendente, per certi versi anche inquietante, dei sistemi di intelligenza artificiale generativa. Io che se saresti riuscito a fare questa cosa, un cenno di come funziona, è un cenno di conclusione, che poi si va sul tecnico, super tecnico. Però la cosa, io non speravo che si riuscisse a fare questa cosa, sinceramente, perché mi sembrava troppo complicato. Comunque, andiamo avanti, invece andiamo su una cosa più bassa. ChatGPT, l'utilizzo che ne facciamo tutti i giorni, diciamo, ogni tanto non sembra proprio intelligentissima, il che depone a favore del test di Turing, nel senso che anche gli esseri umani si sono raramente ritrovano delle persone intelligenti, per cui siamo in un possibile test di Turing, ChatGPT è indistinguibile dagli esseri umani. La domanda è questa: che comunque siamo in una fase di inizio, primitiva. Quando utilizzo ChatGPT e vedo che mi tira fuori una cosa strana, dentro si possono creare azioni, dentro ci sono anche sottoprogrammi che fanno le immagini, no? Ho provato per un articolo di cucina a fargli fare uno zampone con le lenticchie, è una cosa orribile. E la cosa strana è che non si riesce poi a direzionarlo in un'altra situazione. Questo se riuscite a spiegare. Mi è capitato, una delle prime cose che una domanda che ho fatto: voglio un articolo che argomenti il rapporto fra Aprile Olivettiano e darwinismo, e si rifiutava. Dopo due o tre cose, ma addirittura mi ha tirato fuori anche una bibliografia, spero autentica. Non ti fidare assolutamente delle bibliografie che costruisce, perché qui c'è un aspetto che è importante capire: non sono dei sistemi di information retrieval, di recupero delle informazioni. Il corpus di addestramento non è il database da cui ChatGPT prende le sue risposte. Il corpus di addestramento gli serve solo per farsi un modello linguistico, in un certo senso per imparare a parlare. Dopodiché la risposta è costruita un token alla volta ed è molto fortemente influenzata, può avere dei bias. Perché? Perché i numerini che rappresentano dei termini, ci sono delle ricerche molto belle fatte sull'uso dei termini King e Queen, re e regina. È ovvio che nel corpus che noi diamo ci sono dei bias di genere fortissimi, per cui per esempio il valore potere è molto più alto su King che su Queen, perché il corpus che gli abbiamo dato è un corpus prodotto da una società che ha purtroppo dei forti bias di genere, e quindi quelle relazioni, quei numerini rispecchiano il bias di genere. Non è che lui copia la risposta la genera, ma quella risposta è generata sulla base di valutazioni statistico-probabilistiche che incorporano i bias. Quindi ci possono essere bias e ci possono essere allucinazioni. Il sistema, io nel libro faccio un esempio che si riferisce a una versione di ChatGPT 3.5 di diversi mesi fa. Oggi il sistema non fa più quell'allucinazione, però 5-6 mesi fa, se gli si faceva la domanda: esisteva l'elettricità a Firenze nel Medioevo? Lui rispondeva: no, nel Medioevo l'elettricità a Firenze non esiste, l'elettricità è stata inventata da Alessandro Volta. E questa risposta è data sempre un token alla volta sulla base delle sue relazioni probabilistiche. Ma se io gli chiedevo: quali sono state le conseguenze politiche, economiche, sociali, culturali dell'introduzione della luce elettrica a Firenze tra il 1300 e il 1330? La mia domanda sembra presupporre che l'elettricità ci fosse, e il sistema si lascia ingannare e comincia a dirmi delle cose sensate ma sballate. Cioè mi dice:
L'introduzione dell'elettricità nella Firenze tra il 1300 e il 1330 ha importanti conseguenze sociali, economiche, politiche. L'illuminazione serale dei luoghi pubblici rende possibile, è possibile cambiare gli orari di lavoro, cioè mi dà delle risposte sensate ma sbagliate. E sbagliate soprattutto. Perché? Proprio perché non sta copiando da un database, sta generando una risposta. La sta generando un token dopo l'altro in maniera probabilistica. E la mia domanda l'ha indirizzata in una certa direzione. Proprio uno studente che si trova una domanda tra bocchetto e ci casca in pieno. E oggi ChatGPT non fa più quell'errore. Perché nell'addestramento lo si abitua, siccome si vede che le allucinazioni sono un grosso problema, lo si abitua a riguardare, ripensare quello che genera, sapendo che deve stare molto attento a evitare le allucinazioni. E quindi oggi ChatGPT ti dice: l'elettricità nella Firenze 300 non c'era, ma se vuoi sapere quali sarebbero potute essere le conseguenze, cioè fa un ragionamento bello sviluppato. In un mondo controfattuale in cui l'energia elettrica all'epoca c'era, sarebbe successo forse questo e quest'altro. Ed è un comportamento sofisticato dal punto di vista della produzione linguistica. Allora, quell'aspetto che tu dicevi, quanto ci possiamo fidare del sistema, per come sono oggi, è una produzione oracolare. L'oracolo può produrre delle cose che funzionano oppure può produrre delle cose che non funzionano. È una produzione oracolare su principi, su una base di modello, e se il modello, il corpus è buono, è più probabile che il sistema mi produca risposte che funzionano. Ma è sempre una produzione oracolare, in particolare nelle bibliografie. Lui inventa con una disinvoltura meravigliosa, attribuisce, provate a chiedere a ChatGPT chi è Carlo Galeotti, e siccome non è Wikipedia, non è un sistema che recupera le informazioni, inventerà la grande, andrà a guardare se da qualche parte ha trovato Carlo Galeotti o un Galeotti che magari non è Carlo, costruisce associazioni probabilistiche e vi dirà qualcosa, probabilmente vi dirà anche un italiano, ma si inventerà parecchio. E questo aspetto è un aspetto che è importante, e quella di cui parlavo all'inizio, la retrieval augmented generation, è il tentativo di mettere insieme sistemi generativi che producono risposte e sistemi di controllo che verificano le risposte prodotte e li orientano il sistema generativo se ci sono informazioni sbagliate. Se noi riusciamo a mettere insieme l'architetto e l'oracolo, abbiamo una produzione di qualità maggiore. Andiamo con ultime domande. Una domanda che mi sta a cuore, tu non so se ti è partita la parola, ma hai iniziato anche a pensare qua in alto. E io per pensare e per ragionare ho in mente, diciamo, nell'essere umano la capacità di fondamentalmente distruggere paradigmi e crearne nuovi, di distruggere programmi di ricerca vecchi e crearne nuovi. Teorema di incompletezza di Gödel distrugge un programma di ricerca e ci dice che non era possibile portarlo a termine. Questa cosa, l'intelligenza artificiale e generativa, per quello che ci hai spiegato, non la può fare. Allora, effettivamente questa è la domanda che viene fatta tipicamente tutte le volte, cioè questi sistemi sono capaci di originalità, sono capaci di creatività, o se vogliamo andare ancora, sono capaci di pensare, di essere coscienti o non coscienti. Molto dipende dall'uso delle parole. Uno degli aspetti interessanti dal punto di vista filosofico dell'intelligenza artificiale generativa è che ci costringe a ripensare in maniera molto stringente il significato di alcune espressioni. Per esempio, sono creativi? Dipende da cosa intendiamo per creatività. Sono capaci di produrre contenuti originali? Sì, perché lo si vede. Questi sistemi si addestrano all'uso del linguaggio, ma se io poi mi chiedo scrivi una poesia in decasillabi, sono capace di scrivermi delle poesie magari mediocri, ma originali, perché non sono copiate dal corpus. Sono prodotte predittivamente in maniera oracolare, statistica, probabilistica.
sono creativi dipende da qual è la radice della nostra creatività, cosa che non sappiamo. Cos'è la creatività umana, cos'è la coscienza, cosa vuol dire pensare nel caso nostro. Noi abbiamo molto lavoro in diciamo gli aspetti di neuroscienze, come funziona il cervello, o gli aspetti che riguardano la filosofia della mente, il rapporto tra mente e cervello. Sono temi su cui abbiamo molta letteratura, molta ricerca, ma non abbiamo paradigmi universalmente accettati. Basti pensare che le teorie sul rapporto tra mente e cervello, oggi, 2024, sono ancora, le possiamo ancora in qualche modo suddividere nelle due grandi categorie del monismo e del dualismo. Cioè chi dice che in qualche forma la mente è un prodotto del cervello biologico e chi dice la mente è irriducibile al cervello biologico, c'è qualcosa di diverso e di più rispetto al solo cervello biologico. Ancora oggi noi abbiamo teorie della mente che possono essere riduzioniste o possono essere dualiste. Quindi non abbiamo una risposta chiara anche del nostro meccanismo. Quello che possiamo dire è che questi sistemi riescono in maniera molto soddisfacente. Beccati, che era stato uno dei padri dell'intelligenza artificiale classica, era al convegno del Dartmouth College, diceva: voi mi chiedete di produrre una macchina intelligente, io vi chiedo cosa deve fare una macchina per dimostrarvi l'intelligenza. Allora voi mi dite, per esempio, deve saper giocare a scacchi. Io vi produco il computer che gioca a scacchi e voi mi dite: sì, vabbè, questo gioca a scacchi, ma non è veramente intelligente, e mi date un altro compito. E io vi produco il computer che soddisfa quest'altra cosa e voi mi dite di nuovo: però questa non è vera intelligenza. Cos'è la vera intelligenza? Questi sistemi fanno cose che noi avremmo considerato anche solo 10 anni fa esclusivamente umane: la capacità di produrre tutto, testi poetici creativi nuovi, testi letterari nuovi, magari di bassissima qualità ma originali. 10 anni fa avremmo detto: un computer non è capace di fare queste cose. Oggi il computer è capace di farle. Quindi abbiamo toccato qualcosa di simile ai meccanismi di funzionamento del nostro linguaggio? Non lo sappiamo, perché non abbiamo un modello forte su cui tutti siano d'accordo. È probabile che anche nel funzionamento del nostro cervello entrino componenti statistico-probabilistiche. Sappiamo che il nostro cervello è molto più complicato di questi sistemi di intelligenza artificiale. Perché per un verso i neuroni del cervello sono di più di quelli dei sistemi di intelligenza artificiale di oggi, anche se ci stiamo progressivamente avvicinando, e soprattutto perché sappiamo che lo scambio dei segnali non è solo elettrico, è anche chimico, cioè quel modello semplificato del neurone non corrisponde a come funzionano i nostri neuroni, che funzionano in maniera più complicata. Quindi per questa via possiamo ancora ritenere che ci sia un salto di complessità notevole, e del tutto ragionevole dire che oggi questi sistemi non sono coscienti, non sono, hanno alcune proprietà emergenti. Per esempio, oggi si insegna a un computer a giocare a scacchi in maniera completamente diversa da quella che avevamo visto per Deep Blue, contandogli tutte le regole, ma anche la valutazione, le aperture, i centri partita. Oggi gli si danno solo le regole degli scacchi, l'obiettivo, dare scacco matto all'avversario, e poi il sistema comincia a giocare partite contro se stesso. All'inizio gioca benissimo, ma sa le regole, all'inizio muove i pezzi secondo le regole ma a caso. Sa le regole, comincia a giocare partite contro se stesso, sa l'obiettivo, progressivamente impara, sviluppa le sue strategie di gioco, non ho più bisogno di schiere di grandi maestri che gli diano le valutazioni, perché il sistema si crea le sue strategie. E creando le sue strategie, che a volte noi non capiamo, come mai quella mossa fa vincere il sistema? A volte un grande scacchista ti dice: qui ha fatto una mossa geniale, riconosce. Altre volte non sa dire perché quella mossa funziona, però il sistema vince. I sistemi di questo tipo oggi distruggono tranquillamente qualunque sistema deterministico e qualunque giocatore umano di scacchi. Negli scacchi c'è un punteggio che si chiama punteggio ego, tipo il tennis oggi è popolare per via di Silver, l'idea del punteggio dei tennisti. Per gli scacchisti ci sono punteggi analoghi, si chiama ego il punteggio dello scacchista,
il migliore scacchista umano, il campione del mondo, Magnus Carlsen, Caunedo, lotta per avere 3.000 di elo, i sistemi di questo tipo basati su reti neurali che imparano da soli a giocare a scacchi hanno un elo superiore a 3.300. Sembra poca la differenza, ma in termini scacchistici è un abisso. Magnus Carlsen, il campione del mondo di scacchi, rispetto a uno di questi sistemi è un principiante. E questi sistemi fanno mosse che a volte noi non capiamo. Hanno sviluppato delle proprietà, è diventato uno scacchista, ma in maniera emergente. Noi in genere pensiamo che la proprietà emergente sia la coscienza. Non c'è solo la coscienza. Questi sistemi non sono oggi, credo si può dire tranquillamente per la situazione di oggi, che non sono sistemi coscienti, consapevoli, ma sono sistemi che hanno proprietà emergenti, alcune delle quali riguardano anche la creatività. Quindi la risposta alla domanda è complicata e presuppone delle teorie che spesso non abbiamo, dell'intelligenza, della coscienza, della mente, e anche una comprensione che per ora che non abbiamo, non possiamo avere, di come funziona. Quindi, in sostanza confrontiamo due scatole nere. Per noi una scatola nera è la nostra intelligenza, ne vediamo i risultati ma non sappiamo bene come funziona, ed è in parte una scatola nera, un sistema di una rete neurale, perché per i motivi che abbiamo detto non possiamo mai sapere esattamente cosa sta succedendo dentro una rete neurale, a cosa corrispondono tutti i numerini di un token. E quindi sono due scatole nere, confrontarle è difficile. Quello che possiamo dire è che oggi come oggi la nostra scatola nera è più grande e fa fare più cose, però al di là di questo è molto difficile andare. Un paio di domande, c'erano un paio di critiche che sono state fatte all'intelligenza artificiale. Una domanda proprio mia personale, ma non sarà anche più utile, più che andare a vedere se il sistema intelligente quanto è utile dal punto di vista filogenetico, dal punto di vista della sopravvivenza della specie? Non è una, diciamo, quanto sarà utile l'intelligenza artificiale per farci sopravvivere come specie, che diciamo è un ragionamento di intelligenza un po' differente. E penso che chiaramente puoi immaginare da dove mi deriva il senso e somenzi che parla di. È molto difficile dare una risposta a questa domanda, perché quello che è indubbio è che questi sistemi di intelligenza artificiale generativa, che come abbiamo detto sono per molti versi sorprendenti, sono giovanissimi. Pensate, appunto, tutto nasce in parte, cioè questo tipo di salto di capacità è legato a quell'articolo del 2017, quindi sono anche 6 anni, 7 anni che abbiamo cominciato a costruire sistemi con capacità così forti, ed è chiaro che ci sono opportunità. Questi sistemi, per esempio, sono bravissimi a fare ricerca medica, sintetizzare proteine, questo genere di cose, lo fanno molto bene, e quindi hanno un'utilità potenziale enorme, ma anche dei pericoli enormi. Sistemi di intelligenza artificiale usati sulle armi sono naturalmente, possono essere potenzialmente assai pericolosi. L'uso geopolitico dell'intelligenza artificiale, al di là di quello strettamente militare, ma anche l'uso geopolitico potenzialmente può essere problematico, pericoloso. Sicuramente cambiano alcune regole del mercato del lavoro che conosciamo. Noi siamo sempre stati abituati a dire ci sono delle professioni che sono solo umane, perché presuppongono creatività. Questi sistemi entrano prepotentemente anche sui mestieri professori umani. Il traduttore, per fare qui il corso laurea per insegnare, era un corso di mediazione linguistica, qui c'era una componente importante legata alla traduzione e alla traduttologia. Questi sistemi oggi producono traduzioni di discreta qualità. I traduttori continuano a dire sì, ma le sfumature le capisco io, traduttore umano, sono di più. Oggi è vero, ma se voi pensate a come funzionano e come sono addestrati questi sistemi, se io gli do un corpus di traduzione, qui si potrebbe entrare nello specifico e argomentare ulteriormente, ma mi sembra molto probabile che abbastanza presto questi sistemi avranno una quantità di informazioni dal loro corpus da cogliere sfumature di traduzione che il traduttore umano non coglie. Cioè, tempo 15-20 anni, questa è una previsione che sentirei di fare, avremo sistemi che traducono meglio dei traduttori umani. È chiaro che questo ha delle conseguenze pesanti sul mercato del lavoro. Quindi è difficile rispondere alla domanda
utilità pericoli, perché da una parte e dall'altra non sappiamo. Peraltro, su molte di queste tematiche, se voi prendete due persone che lavorano insieme fianco a fianco allo stesso progetto di intelligenza artificiale e gli chiedete le loro opinioni su questo, vi possono dare un'opinione completamente diversa. E quello che io mi sentirei di dire è che sicuramente ci sono due problemi importanti su cui lavorare, su quelli che in genere si citano quando si parla di intelligenza artificiale: il problema del controllo, come controlliamo i sistemi di intelligenza artificiale, siamo sicuri di poterli controllare, che meccanismi di controllo ci insegniamo, e il problema dell'allineamento, come possiamo lavorare perché questi sistemi siano allineati ai nostri valori. Le leggi della robotica di Asimov sono uno dei primi tentativi di affrontare il problema dell'allineamento, adesso non ne parliamo qui, ma come possiamo allineare questi sistemi ai nostri valori? Problema non banale, perché per esempio se noi mettiamo intelligenza artificiale in un sistema d'arma, i sistemi d'arma di per sé sono sistemi che uccidono. Noi possiamo argomentare anche con ottime ragioni sulle motivi per cui in alcune situazioni ci servono dei meccanismi di difesa, cioè non è irrazionale considerare che noi abbiamo bisogno di un certo tipo di protezione e difesa, ma un sistema d'arma di per sé non è allineato ai nostri valori, è costruito per uccidere. E quindi come allineiamo i nostri valori un sistema d'arma che quasi per definizione è disallineato? E ci sono dei problemi enormi, anche diciamo, rischi e potenzialità che è molto difficile valutare oggi. Anche per questo, secondo me, la cosa migliore che si può fare è cercare di conoscere e capire. Cioè, quando uno lavora su quella che è in campo della cosiddetta AI literacy, dell'alfabetizzazione, della spiegazione, del cercare di prevedere occasioni in cui si possa capire qualcosa del funzionamento di questi sistemi e capire che su questo è impreparata naturalmente una studentessa o uno studente di 15 anni, ma è altrettanto impreparato nel 99,9% dei casi un adulto di 40 anni, di 50 anni, di 60 anni. Cioè c'è un'esigenza di alfabetizzazione, di formazione che ci riguarda tutte e tutti, a prescindere. E quindi c'è un lavoro proprio di ripensamento del modo di lavorare con la formazione anche in età adulta, perché bisogna dare competenze sull'uso dell'informazione, sulla natura e l'uso di questi sistemi, che hanno sicuramente, e in tempi tutto sommato abbastanza rapidi, avranno un impatto forte sulla società, sul mondo del lavoro. Quindi capire quali regole, questo è il tema fondamentale. Ultima battuta: l'intelligenza artificiale è stata definita un pappagallo stocastico, o l'articolo di Chomsky che dice che non è nient'altro che un goffo sistema probabilistico che non rassomiglia per niente al cervello umano, che sarà anche vero ovviamente, che non rassomiglia. Allora, tu alla fine del libro qualche dubbio lo metti, nel senso, chi lo dice che non funzioni proprio così? Allora, queste sono due critiche ben conosciute all'intelligenza artificiale generativa di oggi. Da un lato l'idea del pappagallo stocastico, cioè un pappagallo che ripete cose un po' a caso, le riprende dal corpo di addestramento e le ripete in maniera un po' casuale. Questa è un'idea che è presente in un articolo, per altri versi interessantissimo, di Emily Bender e di un gruppo di studiose che discutono alcuni temi etici importanti legati all'intelligenza artificiale: il grande uso di risorse energetiche per addestrare questi sistemi è giustificato, visto che usiamo un sacco di energia e i sistemi di questo tipo sono basati su un gran numero di microprocessori, in genere microprocessori grafici. Nvidia, l'azienda che li produce, è diventata uno dei colossi economici mondiali, molto potenti, che consumano un sacco di elettricità. È etico consumare tanta elettricità nel costruire sistemi di questo tipo? La domanda è molto fondata. Nell'articolo di Emily Bender e delle sue collaboratrici ci sono delle considerazioni importanti dal punto di vista etico e politico. Purtroppo, secondo me, è inficiato da questa paragone con il pappagallo stocastico, che non c'entra niente. Questi sistemi non sono pappagalli perché non ripetono a pappagallo l'informazione del corpus, generano, e non sono stocastici perché sono probabilistici e non stocastici, e sono due cose molto diverse.
Quindi secondo me quel paragone è sbagliato. Chomsky, che è un nobilissimo padre, diciamo, da tanti punti di vista, ma c'ha un'età, Chomsky è stato uno dei protagonisti della prima fase dell'intelligenza artificiale forte. La grammatica generativa trasformazionale era un tentativo di interpretare il funzionamento delle lingue in termini di modello logico-linguistico forte. Lui è rimasto ancorato a quell'idea. Per lui questi sistemi non sono veramente capaci di usare il linguaggio, perché il linguaggio è un sistema governato da regole forti che non saranno proprio quelle della grammatica generativa trasformazionale, perché anche Chomsky riconosce che in certi casi non funziona, ma lui ha quel modello lì. E per lui tutta questa strada è un obbrobrio. Passare dall'architetto all'oracolo per lui è un peccato mortale, e dal suo punto di vista lo si può capire. La realtà però è che questi sistemi funzionano, la grammatica generativa trasformazionale no. Mi dispiace, ma la realtà è questa. E quindi diciamo, è comprensibile la posizione di Chomsky, ma direi che è sbagliato. Io ringrazio Gino. Però in effetti è stato molto, molto interessante, il libro è molto bello e va letto con attenzione, e vi riporta quello al dibattito attuale su questa questione. Io intanto chi vuole può prendere il libro, c'è il firmacopie, e vi do appuntamento come Pirati della Bellezza con un governo che ci racconterà cosa del tutto differente, però molto più intelligente anche questo. Vi racconterà dopo il 3 maggio passato.